Oggi qui ad Agrigento si presenta Articolo 1, un momento diciamo, importante per spiegare anche gli obiettivi futuri. Sì, noi stiamo lavorando con pazienza a costruire il nostro movimento e a lanciare l'idea di una costituente, diciamo, di tutte le forze, non solo politiche, ma anche della società civile, movimenti che vogliono rilanciare un vero centro-sinistra e costituire insieme con noi quella che è stata chiamata un'alleanza per il cambiamento. Quindi un lavoro, stiamo girando l'Italia, devo dire, incontrando molte persone, perché è un progetto che si ritiene necessario, insomma, perché un paese non può, non è ragionevole che un grande paese democratico come l'Italia non abbia più la sinistra, diciamo, dato che Renzi l'ha abolita, diciamo. Abbiamo il dovere, non solo il diritto, di ricostituirla. E sono tanti i movimenti, diciamo, a sinistra, si può arrivare magari a un'aggregazione? Io penso di sì, sì, sì. Cioè, c'è la volontà di stare insieme. Intanto Pisapia ha lanciato l'idea di ritrovarsi insieme all'indomani delle elezioni amministrative, ma anche altre forze hanno espresso la stessa intenzione. Ho visto oggi un'intervista di Civati, ho visto le cose che ha detto ieri il segretario di Sinistra Italiana al Manifesto. Pare che da molte parti si voglia convergere verso una prospettiva comune. La legge elettorale è uno dei punti caldi su cui, diciamo, si giocherà il futuro della politica italiana. Si va verso un accordo, almeno da quello che sembra, il modello tedesco. Voi invece qual è la vostra posizione? Bersani mi pare che è un po' indeciso. Intanto bisogna vedere di che cosa si tratta, diciamo, perché il modello tedesco in Italia non è applicabile, perché il modello tedesco prevede, proprio ai fini del riproporzionamento, che il numero dei parlamentari sia variabile, mentre invece in Italia è determinato dalla Costituzione, quindi non può essere variabile. Quindi bisogna comunque studiare un adattamento e, come spesso, diciamo, accade, il diavolo si nasconde nei dettagli, diciamo. Quindi aspettiamo di vedere che cosa partorirà questo negoziato tra Forza Italia e il Partito Democratico e valutare se si tratta di una legge che può essere utile al Paese.